Ma quali sono i veri problemi? Cioè, quali sono le problematiche sul riguardo commerciale del centro di Udine? Cioè, possiamo immaginare che il fatto di avere una cintura piena di centri commerciali non abbia alcun ruolo sul depauperimento delle attività commerciali del centro? Non si può dire questa cosa? È quello che dicono i vari studi. Il trasporto conta molto poco, contano molto più di altre variabili. Allora iniziamo un po' a ragionarci, a confrontarci, non su la signora Maria mi ha detto che c'è un problema, chi lo sa cosa succede, su cose fa di fatti, analisi, studi e quant'altro. Beh, Perché è vero insomma, che una avevate un anno parte. per fare analisi e studi, potevate farle. Invece mi sento dire anche No, io no, ricordo, il chiedo tuo scusa. assessore non si confronta con nessuno. Questo lo dicono anche i consumatori attivi, dicono che anticipatamente alle elezioni, naturalmente, quando c'era bisogno di condivisione, no, il processo democratico, l'assessore si è confrontato. Poi, in questo anno, invece, pare che l'assessore non si sia No, è vero, confrontato. Le però categorie economiche dicono lo stesso, non si assolutamente. sarà confrontato con i residenti, e questo lo trovo anche, diciamo, abbastanza umano, Comprensibile, voglio ci dire, sta, no? Ci è sta. semplice. Però con le categorie economiche, visto anche la reazione di Concommercio, allora. Però facciamo una piccola cronistoria. Nel 2018 riprende il discorso su come riattivare la ZTL. Dal 2018 al 2022 ci sono tutti i tavoli di lavoro, tra cui c'è anche il comitato degli autostoppisti, quello che Sì, poi, da cui poi esatto. uscirà Marchiol, dove ci sono tutte le varie categorie. Viene definito delle regole, quelle sono quelle che abbiamo adottato anche No, noi. voi le avete Cambiato modificate quelle leggermente il regole, perimetro. avete cambiato il perimetro, avete Abbiamo chiuso modificato Piazza per due. Garibaldi, ci sono Abbiamo 20 modificato. parcheggi in meno in Via Crispi e il parcheggio di Piazza Venerio dove al piano terra, tu sei, cioè, non usi la macchina e quindi io ti capisco, cioè, per l'amor di Dio, però dove tu al primo piano non, praticamente non ci sono più parcheggi e quindi sì, la ZTL era nata in maniera concordata, ma voi In l'avete questo momento ci modificata. sono quasi 300 parcheggi liberi in struttura, in tutte Sì, le hai visto che ora è? strutture. A Adesso la mezzogiorno, gente è andata a a pranzo. luna. Fai questo confronto alle 9 del mattino, alle Farò 10 questo del confronto alle mattino. mattina, però ci sono 300 posti, quindi Boh. dire mancano 20, sono 300 liberi.